una città turistica? Crotone ha tutte le potenzialità per essere una città turistica, ovviamente avendo più organizzazione, facendo più eventi, cosa che purtroppo nella precedente stagione ci è stato negato. Gli esercenti hanno dovuto di tasca propria creare eventi, creare un po' di intrattenimento sul lungomare, però Crotone può essere al 100% una città turistica e dovrebbe essere così. Cosa manca? Manca l'intrattenimento, manca l'organizzazione, manca il servizio per un turista, che sia la qualunque. Cioè, a questo provvediamo noi esercenti, nel senso a dare il servizio sempre aperti, a dare un servizio dalla mattina fino alla sera. I servizi, le strade, sì, la comunicazione? Quello indipendentemente dalla stagione o meno. Lì andiamo a toccare secondo me un tasto più grande, il servizio, proprio la strada. Non c'è. Sembra che per arrivare a Crotone sono i viaggi della speranza e lo sapete forse meglio di me. Si parla che quest'anno c'è un incremento di turismo del 30% in più. Secondo lei la gente sceglierà Crotone, i turisti? Sperando di sì, perché chi viene a Crotone, chi riesce ad arrivare a Crotone è contento, è entusiasta, è la spiaggia, è il mare, è tutte le bellezze che noi abbiamo, anche il solo lungomare che abbiamo. E io lo vedo quando arriva la nave da crociera, quando riesce ad arrivare il parente che diciamo in genere l'estate fa tappa. Però ovviamente se non c'è un vero intrattenimento, come lo abbiamo nelle città magari di Tropea, altri tipi di città, ovviamente poi si stancano e vanno via. In Calabria penso che il turismo, se possiamo parlare di turismo, maggiormente è l'estate, che quasi potrebbe vivere di turismo 7-8 mesi l'anno, solo per la temperatura e per il mare che abbiamo. Poi naturalmente bisogna pure investire in questo, bisogna investire nel turismo, specialmente il sud. Quindi ancora non siamo pronti? No, non è che non siamo pronti, i problemi sono tanti, maggiormente per la politica che abbiamo, che andiamo da destra a sinistra, però secondo me è tutta la stessa cosa, è tutto lo stesso impasto. O parliamo di pinze perché siamo all'insolito, però penso che la gente dovrebbe riflettere molto, molto sulla propria coscienza, prima di tutto. E invece di combattere per cose inutili, tipo il calcio, sì, il calcio è bellissimo, però magari per una partita di calcio andiamo a litigare, fare, mentre per i nostri diritti nessuno pensa e nessuno fa niente. Io penso che ci debba essere un risveglio di coscienza nell'essere umano. Capire cosa c'è tra il bene e il male. Capire qual è il bene e qual è il male. Crotone ha tutte le potenzialità di essere una città turistica, vocazione turistica, però manca qualcosa, secondo lei cosa manca? Ecco, per far di più, anche guardi, perché vediamo vedere tanti giovani che stanno andando via da Crotone. Se andiamo a vedere le statistiche di Crotone è ultima forse a livello europeo, però se ci sono le persone giuste nei posti giusti, Crotone potrebbe essere anche capitale d'Europa, ma no, non voglio esagerare, però in antichità Crotone era questo, tramite il Mediterraneo, venivano tutte le navi, venivano tutte a Crotone, la storia c'è, bisogna portarla fuori, bisogna farla uscire fuori, ecco tutto qua. Crotone può essere una città turistica, vocazione turistica? Ma Crotone è una città turistica e dobbiamo fare in modo che queste attività aumentino sempre di più. L'occasione di mostre, di cultura, di offerte in questa direzione non possono che migliorare tutto quanto. Un sondaggio dice che quest'anno il 30% ci sarà il turismo in più in Calabria, ecco. Crotone sarà gettonata secondo lei o manca qualcosa per rilanciare Crotone? Guardi, manca sempre qualcosa. Se vogliamo vederla da questo aspetto, Crotone è isolata dal punto di vista delle infrastrutture, però ripeto, chi viene fa un po' di sacrificio ad arrivare qui, ma trova gente meravigliosa, un posto accogliente, cibo sano, è veramente l'eccellenza in tutto. Sembra che c'è un'amministrazione del fare.
Ma io fa questa domanda al sindaco, non può che ringraziarla veramente, ma sicuramente l'amministrazione del fare, guardi, nell'interesse della collettività.